Affittare casa con agenzia? Scegli bene. Avventurarsi nell'affitto di un immobile è come lanciarsi in un campo di battaglia pieno di insidie. Farlo per conto proprio senza le dovute competenze è come andare in guerra in mutande. Se non sei del mestiere, non puoi sapere A. quale contratto applicare, B. il canone giusto, C. come selezionare un inquilino che paghi, D. perfezionare le molteplici procedure di registrazione del contratto. Affidarsi ad un agente immobiliare a responsabilità limitata, passami la battuta, è poco conveniente. Quello che una volta firmato il contratto e incassate le provvigioni, ti saluta e non lo vedi più. E se lo cerchi per problemi sorti con l'inquilino, si dà latitante. Ti mette in casa il primo malcapitato sorvolando su solvibilità e serietà. Quando mette in ballo fideiussioni e polizze assicurative, è come se ti preparassi già al peggio. E quando il peggio arriva, lui è già sparito. Ti è già capitato. Allora perché affidarsi ad un'agenzia? Perché nel mucchio esistono anche le eccezioni, come Acropoli Immobiliare. Preparatissima sugli affitti, materia in continua evoluzione. Non sparisce dopo aver preso la provvigione, anzi, ti segue per tutta la vita del contratto senza costi aggiuntivi. Sì, hai capito bene, pensiamo noi a tutti gli adempimenti. Stipula, registrazioni, scadenze e rinnovi, tutto. E se l'inquilino va via? Acropoli si occupa di trovare rimpiazzo prima che l'inquilino se ne vada, così la casa non rimane sfitta. Non lo dico solo io, lo dicono i numeri del bilancio affitti 2019 di Acropoli, che nelle locazioni ci sappiamo davvero fare. Guardalo nel video di cui ti lascio il link nella descrizione. Questo è uno dei 6 video della collana che affronta il macro argomento affitti. Nella descrizione trovi il link per seguirli tutti sul mio canale YouTube. Iscriviti al mio canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato.